via libera per il Strands, via libera ai treni. Con il via libera ai treni lanciato dal presidente della Confederazione Johan Schneider-Ammann si dà il via sostanzialmente allo spettacolo che viene messo in scena sul palco qui a Polleggio e dentro la tenda a Rinecht, uno spettacolo la cui regia è garantita da Volker Hesse, che è un regista molto conosciuto nel mondo germanofono, in Germania soprattutto, ma anche nella Svizzera tedesca. Da molti anni lavora a Zurigo, lui che ha messo in scena questo spettacolo che vi facciamo gustare solo disturbandovi con qualche puntuale intervento durante questi 35 minuti. Thank you.
La messa in scena avviene qui a Polleggio e anche a Rinecht nel Canton Uri. Lo spettacolo è diverso, ma è lo stesso tipo di regia. Si tratta dello spettacolo, avete capito, ruota attorno al mito del San Gottardo, alle tradizioni tramandate da secoli e anche, poi lo vedrete più avanti, l'approccio con il nuovo, con la modernità, con la tecnologia, che ha lo scopo di creare appunto un tunnel che accorcia le distanze fra il sud e il nord. Ci sono artisti provenienti un po' da tutto il mondo in questa rappresentazione, e poi il contrasto e il confronto fra gli artisti provenienti da tutto il mondo con un coro locale, con i cori delle Alpi, con la fanfara dell'esercito, insomma uno spettacolo tutto da gustare. Ah!
Avete visto anche l'entrata in scena del coro Gocce di Voce, che partecipa come altri attori a questa rappresentazione. Gli acrobati, i sei acrobati che vedete appesi davanti al maxi schermo, sono sei acrobati provenienti dal Cile, bravissimi, sono di una categoria, sono i fuoriclasse di questo tipo di esercizio. Gli organizzatori hanno fatto un casting internazionale per identificare le persone in grado di svolgere questo esercizio estremamente difficile. Lo schermo è grande 12 metri per 12, grandissimo, e quindi gli acrobati sono sollevati a 12-15 metri di altezza.